Gloria al nome del Signore, alleluia. Amen. Vogliamo passare alla lettura della parola di Dio, così come la troviamo nel libro di Giobbe. Questa mattina abbiamo letto nel capitolo 33, nel primo culto, adesso leggiamo nel capitolo 34. Potete stare comodi perché è una lettura un po' lunga, seguiamo attentamente questa lettura. Eliù prese a parlare e disse: voi savi, ascoltate le mie parole, voi che siete intelligenti, prestatemi orecchio, poiché l'orecchio giudica i discorsi come il palato assapora le vivande. Scegliamo quello che è giusto, riconosciamo tra noi quello che è buono. Giobbe ha detto: sono giusto, ma Dio mi nega giustizia. Ho ragione e passo da bugiardo, la mia ferita è incurabile e sono senza peccato. Dov'è l'uomo che al pari di Giobbe tracanni gli empi, scherni come l'acqua, cammini in compagnia dei malfattori e vada insieme con gli scellerati? Infatti ha detto: all'uomo non giova a nulla avere la benevolenza di Dio. Ascoltatemi dunque, uomini di senno, lungi da Dio il male, lungi dall'Onnipotente l'iniquità, poiché egli rende all'uomo secondo le sue opere, fa trovare a ognuno il salario della sua condotta. No, di certo Dio non commette ingiustizie, l'Onnipotente non perverte il diritto. Chi gli ha dato il governo della terra? Chi ha affidato l'universo alla sua cura? Se egli non si curasse che di se stesso, se ritirasse a sé il suo spirito e il suo soffio, ogni carne perirebbe all'improvviso e l'uomo ritornerebbe in polvere. Se tu sei intelligente, ascolta questo, porgi orecchio alla voce delle mie parole. Uno che odiasse la giustizia potrebbe governare? Osi tu condannare il giusto, il potente, che chiama i re uomini da nulla e i principi scellerati? Egli non porta rispetto all'apparenza dei grandi, non considera il ricco più del povero, perché sono tutti opera delle sue mani. In un attimo essi muoiono, nel cuore della notte la gente del popolo è scossa e scompare, i potenti sono portati via senza mano d'uomo. Perché Dio tiene gli occhi aperti sulle vie dei mortali e vede tutti i loro passi. Non ci sono tenebre, non c'è ombra di morte dove possa nascondersi chi opera iniquamente. Dio non ha bisogno di osservare a lungo un uomo per portarlo davanti a lui in giudizio. Egli fiacca i potenti senza inchiesta e ne stabilisce altri al loro posto. Poiché egli conosce le loro azioni, li abbatte nella notte, sono fiaccati, li colpisce come dei malvagi in presenza di tutti, perché si sono sviati da lui e non hanno posto mente ad alcuna delle sue vie. Hanno fatto salire a lui il gemito del povero ed egli ha dato ascolto al gemito degli infelici. Quando Dio dà riposo, chi lo condannerà? Chi potrà contemplarlo quando nasconde il suo volto a una nazione, ovvero a un individuo, per impedire all'empio di regnare, per allontanare dal popolo le insidie? Qual è l'empio? Quell'empio ha forse detto a Dio: io porto la mia pena, non farò più il male, mostrami tu quello che non so vedere, se ho agito perversamente non lo farò più. Dovrà forse Dio rendere la giustizia a modo tuo perché tu lo critichi? Ti dirà forse: scegli tu, non io, quello che sai, dillo? Le persone assennate e ogni uomo saggio che mi ascolta mi diranno: Giobbe parla senza giudizio, le sue parole sono irragionevoli.
Ebbene, sia Giobbe provato sino alla fine, poiché le sue risposte sono quelle dei malvagi, poiché al suo peccato aggiunge la ribellione, batte le mani in mezzo a noi e moltiplica le sue parole contro Dio. Poi Eliù prese il discorso e disse: credi tu di avere ragione quando dici la mia giustizia è superiore a quella di Dio? Infatti hai detto: che mi giova, che guadagno io di più a non peccare? Io ti darò la risposta a te e ai tuoi amici. Considera i cieli e vedi, guarda le nuvole, come sono più alte di te. Se pecchi, quale inconveniente gli procuri? Se moltiplichi i tuoi misfatti, quali danni gli arrechi? Se sei giusto, che gli dai? Che riceve egli dalla tua mano? La tua malvagità non nuoce che al tuo simile. La tua giustizia non giova che ai figli degli uomini. Si grida per le molte oppressioni, si alzano lamenti per la violenza dei grandi, ma nessuno dice: dov'è Dio, il mio creatore, che nella notte ispira canti di gioia, che ci fa più intelligenti delle bestie dei campi e più saggi degli uccelli del cielo? La gridano, ma egli non risponde a motivo della superbia dei malvagi. Certo, Dio non dà ascolto a lamenti vani. L'Onnipotente non ne fa caso. E tu, quando dici che non lo scorgi, la tua causa gli sta davanti. Sappilo aspettare. Amen. Fin qui la parola del Signore. Sarebbe bello continuare la lettura, lo potete fare a casa vostra. È un discorso molto bello quello che Eliù pone davanti a Giobbe, un Giobbe afflitto, un Giobbe sconsolato per la situazione che si è aggravata è nella sua casa ma anche nel suo corpo. Un Giobbe che cerca delle risposte, ma Eliù in realtà gli pone delle domande su cui riflettere. E questa mattina abbiamo considerato e riflettuto su questa domanda, così come l'abbiamo letta nel capitolo 33 al verso 13: perché contendi con lui? E gli viene posta ancora un'altra domanda, ed è l'oggetto questa volta di questa meditazione. Dovrà, al verso 33 del capitolo 34 che abbiamo letto, dovrà forse Dio rendere la giustizia a modo tuo perché tu lo critichi? E tante volte è questo l'atteggiamento che l'uomo in genere ha verso Dio. È in una sorta di contesa, di contestazione, l'uomo non condivide, l'uomo non approva il modo con cui Dio compie la sua giustizia. Anzi, l'uomo contesta proprio questo, che egli viene trattato ingiustamente. Ed è questa ingiustizia che porta davanti al Signore Giobbe, l'ingiustizia di un uomo, uso queste parole, permettetemelo, un uomo da bene, un uomo timorato di Dio, che purtroppo si trova a soffrire. E il salmista, al Salmo 73, facendo diciamo una radiografia dei suoi tempi, anche lui sulla stessa ondata di contestazione si chiede: ma cosa serve allora servire il Signore se l'empio, se il superbo, colui che è pronto a distruggere il diritto degli altri, sta bene, vive agiatamente, non si dà pensiero per nulla, mentre il povero, il afflitto, il misero soffre? E si chiedeva: dov'è la giustizia?
Dov'è Dio? Forse gli è nascosto qualcosa al Signore, forse c'è qualcosa che in realtà Dio non vede, non sa, non conosce. Ma davanti a questa risposta, a questa domanda che Eliu pone a Giobbe, credo che ci sia motivo di importanti riflessioni. Innanzitutto Giobbe, al verso 5, leggiamo, ed Eliu che parla, Giobbe ha detto: sono giusto, ma Dio mi nega giustizia, ho ragione e passo da bugiardo, la mia ferita è incurabile e sono senza peccato. È una diagnosi esatta questa? È una diagnosi giusta? Per Giobbe lo era. La sua mente offuscata dal dolore, da quella angoscia, non riusciva a darsi una risposta. Ma Dio non è lontano da Giobbe, Dio non è distante. Dio ama Giobbe come ama ciascuno di noi. E Dio si sta rivelando al cuore di Giobbe. Dio gli sta facendo conoscere il suo amore, la sua grazia. Sta facendo conoscere a Giobbe la sua personalità. Chi è Dio? In che modo si comporta Dio? È davvero egli capace di commettere qualche ingiustizia? È capace egli di pervertire il diritto? È capace egli di dare dei pregiudizi, dei giudizi affrettati senza che vi sia conoscenza? No, no, questo è impossibile. Questo è impossibile. E la parola di Dio ci avverte, ci comunica, già in Ecclesiaste capitolo 7, verso 20, leggiamo che non c'è sulla terra nessuno uomo giusto, nessuno che faccia il bene. E queste parole saranno riprese dall'Apostolo Paolo in Romani capitolo 3, verso 10. Non c'è nessun giusto, neppure uno. Solo l'Eterno è il giusto. E quando noi dichiariamo che Egli è giusto, noi dichiariamo che quello è un attributo assoluto di Dio. Egli è l'unico vero giusto. Egli è l'unico che può amministrare la giustizia. Non c'è altro come Lui che possa in qualche modo sostituirlo. Nessuno può rinfacciare a Dio quello che Egli fa. Egli lo fa, Egli è il creatore, Egli è il Signore di tutto il creato, Egli ci ha creati, fratelli e sorelle, siamo sue creature, amen. Egli ci ha formato con le sue mani, ci conosce profondamente e ci ama, perché siamo l'oggetto del suo proposito, della sua creazione, del suo amore. La giustizia di Dio si vede in un modo ampio anche nel creato. Chi gli ha dato il governo della terra? Chi ha affidato l'universo alla sua cura? Se egli non si curasse che di se stesso, se ritirasse a sé il suo spirito e il suo soffio. Ci rendiamo conto, fratelli e sorelle, a volte quando diamo per scontato tante cose, che se Dio volesse in un attimo, tutto il mondo si ridurrebbe in cenere, in polvere. Se Dio togliesse il suo spirito, Dio è fedele e buono. Dio è immensamente misericordioso. Nonostante tutto, l'umanità vive, è beneficiata dei doni che il Signore ha voluto dare all'uomo. Tutto il creato
tutto ciò di cui noi disponiamo, tutti gli elementi della natura, sono cose che Dio ha creato affinché l'uomo ne potesse godere. Ma poi Dio viene tirato in mezzo a situazioni che non gli appartengono. E a volte l'uomo si chiede il perché succedono certe cose, il perché Dio non interviene, il perché Dio non agisce, il perché Dio ha fatto sì che tutte queste cose accadessero. E dimentichiamo che il problema è nel cuore dell'uomo che dice io sono più giusto, io sono più capace, io so fare una diagnosi più veritiera delle situazioni. La parola di Dio ci ricorda che Dio non opera ingiustamente e non è toccato dall'iniquità. Abbiamo letto al verso 10: ascoltatemi dunque, uomini di senno, lungi da Dio il male, lungi dall'Onnipotente l'iniquità, poiché egli rende all'uomo secondo le sue opere, fa trovare a ognuno il salario della sua condotta. E in Giacomo capitolo 1 verso 13 leggiamo: nessuno quando è tentato dica sono tentato da Dio, perché Dio non può essere tentato dal male, egli stesso non tenta nessuno. Il Signore non vuole operare il male o del male verso la sua creatura. Il Signore non è intento a colpire per distruggere. Dicevo questa mattina, leggiamo sì nella parola di Dio dei giudizi che Dio esprime, ma ricordiamoci sempre che quei giudizi arrivano a causa del peccato, della disubbidienza, della superbia dell'uomo, e che quella parola arriva in modo che l'uomo possa convertirsi dalle sue vie malvagie, perché Dio, nonostante con giustizia potrebbe applicare i suoi giudizi, egli attende una risposta dall'uomo. E la risposta che si attende è che venga riconosciuto il Signore per quello che egli è e per quanto è grande il suo amore, per quanto egli è misericordioso. Non c'è iniquità in lui. Dio non può essere tentato, non può essere toccato dal male. Per questo egli non tenterà nessuno. Dio prova la nostra fede, ma non spinge, non tenta nessuno per procurare del male, per farci cadere o farci peccare. C'è un altro che agisce in questo modo. E noi sappiamo che l'avversario è colui che è il tentatore, ma Dio è colui che ci ama, ci vuole proteggere ed è intento a fare il bene per noi. Egli amministra la giustizia con rettitudine. L'ira dell'uomo, è scritto nella parola di Dio, non compie la giustizia, ma non immaginiamo mai un Dio che a volte, preso dall'ira, commette scelleratezze. Certe espressioni che leggiamo nella parola di Dio sono espressioni utilizzate perché noi comprendiamo, ma Dio è purissimo spirito, non è fatto come l'uomo, che ha momenti di alti e bassi, momenti di euforia, momenti in cui è irrequieto, momento in cui si adira facilmente e altri momenti in cui è sereno. Dio è lo stesso e non è toccato dall'iniquità, dal male, dalla tentazione, e il suo giudizio è sempre veritiero e giusto. Davanti a lui tutti gli uomini, ed è questa una chiave di lettura molto importante, fratelli e sorelle. E abbiamo letto che davanti al Signore, il Signore non giudica in base all'apparenza. Davanti al Signore non c'è il privilegio del ricco a discapito del povero, perché sono tutte creature di Dio. Amen. E l'uomo
che ha stabilito le diversità. È l'uomo che ha sviluppato le categorie, che sono un grande disagio per i popoli, per le nazioni. È l'uomo che ha coltivato attraverso la voglia di arricchirsi, la cupidigia, ha voluto arricchirsi a discapito anche di altri, ha voluto così prendere posizione, potere a discapito degli altri. Ma Dio ha creato l'uomo, lo ha creato simile a se stesso, affinché potesse godere e beneficiare di tutto il creato. Questo ha fatto il Signore. Ma poi è sopraggiunto il peccato. E l'uomo corrotto di cuore ha sviluppato solo disegni, progetti malvagi. Per questo leggiamo al capitolo 6 della Genesi che Dio non vedeva altro sulla terra che pensieri malvagi, un cuore corrotto, il cuore dell'uomo, dove c'era morte, distruzione. Se Dio si fermasse solo ad una sterile giustizia, anche se pur amministrata con rettitudine, avrebbe dovuto distruggere tutto. Ma a fianco alla sua giustizia, a fianco alla sua, voglio sottolineare, giusta giustizia, egli ha messo la sua misericordia, il suo amore, la sua grazia, e ha fatto sì che l'intero genere umano non fosse distrutto. Ha preordinato, prima della fondazione del mondo, la persona su cui tutto aveva motivo di esistere. Ed è per quella persona che noi viviamo, e viviamo fisicamente e viviamo spiritualmente, per Cristo Gesù. In Lui sono state create tutte le cose, in vista di Lui e per mezzo di Lui. Giustizia ci è stata fatta, fratelli e sorelle, perché Dio è giusto. Non abbiamo ricevuto un perdono verbale da parte di Dio. Il suo perdono non è un non fa niente, non importa. Dio ha amministrato la giustizia e continua ad amministrarla fino in fondo. Qualcuno ha dovuto pagare il prezzo del nostro peccato, e questo qualcuno è Cristo Gesù, che ha lasciato la sua gloria, è venuto a morire sulla croce per noi, affinché noi divenissimo giustizia in Cristo Gesù davanti al Signore. Giustizia ci è stata fatta, e questa giustizia non ha avuto riguardi personali per il Signore, è estesa a tutto il genere umano. Chiunque crede e sarà stato battezzato sarà salvato. A nessuno è impedita la salvezza, tranne che l'uomo che rigetta, che rifiuta, che ostenta la sua superbia. E un altro aspetto bello che vediamo e che viene sottolineato in questo capitolo è che a Dio nulla è nascosto. Ed è questa una chiave importante di lettura per chi amministra la giustizia. Quando c'è una conoscenza profonda, vera, beh, allora sì che si può amministrare realmente la giustizia. Io posso conoscere una persona anche in un modo molto ravvicinato. Posso sapere quali sono le sue ambizioni, i suoi gusti, le sue passioni. Posso anche capire il suo carattere, i suoi atteggiamenti, i suoi sentimenti, fino a un certo punto. Ma il cuore chi potrà conoscerlo? I pensieri nascosti chi li conosce? Quei pensieri che non sono palesati, ma che sono nella mente dell'uomo e che sono il fondamento dei suoi ragionamenti. Beh, Dio li conosce. Dio conosce ogni cosa di noi. Per questo egli manda la sua parola.
Perché in questo momento Giobbe ha bisogno di conoscere l'Iddio che amministra sempre la giustizia, l'Iddio che non perde mai il controllo della situazione, l'Iddio che non è sorpreso dal male o dall'iniquità, l'Iddio che è inattaccabile dalla tentazione. Egli amministra ogni cosa in un modo perfetto. Giobbe sta soffrendo, ma ha bisogno della parola di Dio. Voglio sottolineare questo aspetto, perché se la parola di Dio non ci parla in momenti particolari della nostra vita, quella parola di Dio rimane infruttuosa, inascoltata. È così, fratelli e sorelle. Giobbe ha bisogno in questo dolore di poter ascoltare la parola di Dio in un modo diretto e forte. A volte è necessario che avvengano certe situazioni nella nostra vita, anche di profondo disagio, anche momenti in cui non ci sappiamo dare una spiegazione, ma in quei momenti la parola di Dio è resa veramente efficace, perché abbiamo bisogno di fermare i nostri piedi. Abbiamo bisogno, dicevamo questa mattina, abbiamo bisogno di smettere di contestare, di contendere il Signore, di parlargli sopra. Abbiamo bisogno di tacere, di ascoltare quello che ha da dire al nostro cuore. Io sono Dio. Non lo dimenticare. Io sono Dio. Io amministro la giustizia. Io ho tutto sotto il controllo. E la Bibbia ci dice che tutto coopera al bene di coloro che amano il Signore. E anche se è umanamente inspiegabile questo passaggio della vita di Giobbe, tremendo, fratelli e sorelle, un passaggio tremendo. Ricordiamoci che lui perse tutta la famiglia in un solo giorno. Ricordiamoci che lui sta soffrendo e sta lottando tra la vita e la morte. Eppure Dio sta facendo il bene per Giobbe. Ha bisogno che Giobbe recepisce il messaggio. Perché la parola di Dio è vita, la parola di Dio è preziosa, la parola di Dio è meravigliosa, è potente come una spada a due tagli che raggiunge la profondità del nostro essere ed è più necessaria, più indispensabile della guarigione stessa. Qui Giobbe non ha bisogno della guarigione, Giobbe deve aspettare la guarigione del Signore. Ha bisogno che Giobbe capisca quello che Dio gli sta dicendo, perché questo messaggio per Giobbe produrrà un beneficio spirituale eclatante, meraviglioso, e lo esprimerà alla fine Giobbe, lo esprimerà da malato, da uomo pieno di ulceri, da uomo che gli è stata distrutta la famiglia. Si esprimerà Giobbe dando gloria al Signore. Dopo sarà guarito. Che il Signore ci dia grazia di poterlo conoscere sempre di più. Dirà Gesù: non c'è niente di nascosto che non debba essere scoperto, né di occulto che non debba essere conosciuto. Salmo 47, verso 44, verso 20 e 21. Se avessimo dimenticato il nome del nostro Dio e avessimo teso le mani verso un Dio straniero, Dio forse non l'avrebbe scoperto? Infatti egli conosce i pensieri più nascosti. E gloria a Dio per questo, perché egli ci esorta a ritornare a Lui con tutto il nostro cuore. Egli ci esorta a riconoscere quale grande Dio è e come Egli amministra ogni cosa in modo giusto. L'uomo invece di contestare, è questo l'appello che leggiamo al verso 32, mostrami tu quello che non so vedere, se ho agito perversamente non lo farò più. L'uomo invece di contestare la giustizia di Dio dovrebbe ravvedersi delle sue azioni. Quell'empio ha forse detto a Dio: io porto la mia pena, non farò più il male. Mostrami tu quello che non so vedere. Se ho agito perversamente, non lo farò più. Ed è questo quello che si aspetta il Signore da ciascuno di noi.
il bisogno, la necessità, che Dio ci esamini, che Dio ci parli nel luogo del dolore, ci parli sul letto di infermità, ci parli mentre noi stiamo attraversando la prova, il disagio. Signore, continua a parlare, perché io possa comprendere e affinché tu possa operare nella mia vita. C'è una guarigione più profonda, c'è una necessità più importante delle nostre cose terrene, della nostra vita terrena, del nostro corpo e dell'anima nostra, fratelli e sorelle. Dio vuole operare nei nostri cuori affinché noi otteniamo vita e vita eterna. Le cose qui sulla terra, come vediamo e sono sotto i nostri occhi, possono trasformarsi da un giorno all'altro. Chi ce lo dice che noi continueremo a vivere chissà quanti anni? Chi ce lo dice che raggiungeremo certi obiettivi che ci siamo prefissati per dei progetti che abbiamo così studiato a tavolino? Il Signore si raccomanda che l'anima nostra sia preservata eternamente. Egli agisce affinché noi otteniamo salvezza e redenzione eterna. Vogliamo alzarci in piedi, fratelli e sorelle? Gloria al tuo nome, Signore, alleluia. Gloria a te, Gesù, alleluia. Se Dio dovesse rendere giustizia secondo il nostro modo di vedere le cose, fermiamoci un attimo, fratelli e sorelle. Forse inizieremo a colpire Tizio, Caio, quel tale che ci ha fatto del male, quel tale che ci è mancato di rispetto o si è comportato ingiustamente verso di noi. Ma nessuno direbbe, come disse Davide davanti al profeta Natan, io sono degno di morte perché ho peccato contro il Signore. Ma nonostante tutto, il Signore continua ad amministrare con giustizia la sua bontà e la sua fedeltà verso tutta l'umanità. Nonostante tutto, la parola di Dio riecheggia ad ogni angolo della terra. Nonostante tutto, tu sei qui davanti al Signore, avendo ascoltato la sua parola, ti puoi rivolgere a Lui, perché Egli si aspetta questo, perché semplicemente Egli ti ama, perché semplicemente Egli desidera che tu sii suo figlio, sua figlia, perché semplicemente Egli non desidera altro che fare del bene all'anima nostra. A Lui tutta la lode e la gloria, fratelli e sorelle. Riconosciamolo stamattina, che se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Chi potrà accusare gli eletti? Che Dio stesso giustifica. Egli è la nostra giustizia. Egli ha pagato il conto del nostro peccato, mandando il suo unigenito figlio. Quale grande opera Egli ha compiuto per ciascuno di noi. Alleluia, gloria al tuo nome, Signore. Benedetto tu sei, Signore. Aiutaci a riconoscere quale grande Dio tu sei, Signore. Come operi giustamente e quanto sono pieni di amore, di misericordia, di pazienza i tuoi pensieri verso di me, Signore. Gloria al tuo nome, alleluia. Gloria al tuo nome, Signore. Benedetto tu sei, alleluia.